Il convegno Visitare gli infermi è stato fortemente voluto dall'Istituto di Scienze Superiori di Scienze Religiose Donna Regina, dal direttore e dai docenti, in un momento molto particolare della Chiesa napoletana che vuole leggere l'opera di misericordia corporale, Visitare gli infermi. Il convegno è stato particolarmente attivo nel senso della partecipazione non soltanto emotiva ed empatica, ma anche di progetto. Abbiamo voluto dare molta importanza al tema della sofferenza, organizzando un convegno per docenti, studenti, per indicare che la teologia si fa a prossimità nel momento in cui si fa carico anche di quelle che sono le fragilità umane, le debolezze delle persone, attraverso un confronto con la parola di Dio, ma anche attraverso un confronto con ogni uomo che vive tanti disagi, abbiamo voluto lanciare il Vangelo della speranza. Di fronte al dolore mai ci si può rassegnare, di fronte alla sofferenza non ci si abitua, Dio non vuole questo, ma se il dolore e la sofferenza sono illuminati proprio da Gesù Cristo, non solo hanno un senso, non solo hanno un valore, ma possono diventare cattedra da cui attingere, imparare e poter essere a nostra volta testimoni di speranza. Dopo la relazione del direttore, Don Antonio Scarpato, c'è stata la proposta missionaria da parte di associazioni, responsabili di associazioni diocesane della diocesi di Napoli, che hanno non soltanto parlato del perché hanno scelto di essere volontari, ma soprattutto la proposta missionaria che hanno fatto ai presenti e che ha avuto molto successo. Noi siamo un gruppo di più di 600 volontari presenti in tutti gli ospedali di Napoli. Il nostro obiettivo qual è? Quello di umanizzare gli ospedali, cioè di portare l'ascolto, un sorriso agli ammalati. Entrare in un ospedale non è facile, noi cerchiamo di rendere meno difficile, meno triste la permanenza degli ammalati negli ospedali. Siamo in tutte le strutture e ne siamo parecchi. Chiunque poi volesse diventare volontario, noi siamo sempre disponibili. Io sono genitore di un ragazzo diversamente abile, nato con una grave forma di paralisi cerebrale, stravolto in bene la mia vita. Ecco, a volte può sembrare un paradosso, perché può sembrare un fatto spiacevole, invece è tutt'altro. Questo è un fatto che riempie di gioia una casa, soprattutto perché fa capire la sofferenza, cosa significa, qual è e a chi tocca. Ora, questa sofferenza nel nostro caso non si è posta per nulla, perché noi, grazie a mio figlio, grazie a Paolo, abbiamo dato avvio a tante di quelle esperienze positive che hanno condizionato in bene la nostra vita. Paolo è stato un dono di Dio. Paolo è stato quello che ci ha fatto rinascere a vita nuova. Era il terzo di tre figli, io ho due altre figlie più grandi, ma Paolo è stato quel seme che, crescendo e sviluppandosi, ha fatto che la nostra famiglia potesse portare una esperienza di vita agli altri ed essere magari un piccolo messaggio che può portare frutto in seguito. È stata una grossa novità nel mondo della Chiesa questa associazione perché fino ad allora e ancora forse in alcuni casi anche oggi la persona ammalata veniva vista come oggetto di carità e non come soggetto d'azione capace di offrire la propria sofferenza in risposta alle richieste della Madonna a Lourdes e Fatima. Faccio parte del Centro Volontari della Sofferenza. Lì, oltretutto, ebbi anche la grande fortuna di conoscere tra le persone disabili Tina, una allora ragazza, ora donna, che stava svolgendo gli esercizi spirituali. Mi colpì subito e me ne innamorai. Diciamo, rompemmo il ghiaccio, perché poi dopo di noi tante altre coppie di persone disabili e sane si sono formate nell'associazione. Il nostro compito principale era quello dell'apostolato, cioè di far conoscere alle altre persone disabili il valore dell'offerta della sofferenza. È così che l'apostolato veniva svolto dalla persona ammalata verso l'ammalato, con l'aiuto del fratello e della sorella sana che li accompagnavano. Ecco, questo è un convegno molto in uscita perché le proposte sono state tante, soprattutto quella dell'AVO e quella del CVS, perché
entrambe le testimonianze, entrambi i testimoni hanno suggerito, hanno chiesto ai partecipanti al convegno di essere attivi nella missionarietà e di fare esperienze di missionarietà. E poi fondamentale è stata anche la prospettiva di inquadrare l'essere umano nella sua poliedricità, e nella sua ricchezza, nelle sue risorse d'essere e anche di espressione, per cui anche capovolgere molte mentalità che abbiamo e molti modi di vedere nel modo di avvicinarsi alla persona che comunemente chiamiamo malata o che comunque forse esprime in maniera più evidente le proprie fragilità, che ognuno di noi le possiede, ma molte volte ce le portiamo dentro nel silenzio della nostra vita e facciamo i conti da soli. Invece iniziare ad aprirci, a condividere è fondamentale, fondamentale per riemergere da tante situazioni anche di dolore e di sofferenza. Abbiamo scoperto tante cose nel parlarci, nel confrontarci e nello stare insieme. Questa è una delle prime cose che delinea questo istituto, lo stare insieme, parlarsi e confrontarsi, che vi dà vita al pensare e al pensare le cose di Dio e le cose dell'uomo soprattutto. Ebbene, visitare gli infermi. Oggi abbiamo scoperto, tra l'altro, dopo tanto parlare, attraverso le testimonianze, dopo il confronto che c'è stato prima, che sono gli infermi che ci visitano, ci toccano, ci ungono con la loro fragilità, ma anche al tempo stesso con quella forza che li contraddistingue. Ci toccano e ci visitano dicendo: siamo qui, siamo la forza che possiamo dare per dare una risposta alla sofferenza. Ecco, abbiamo imparato questo e noi così studiamo e impariamo tante cose dagli altri e tra di noi. Che dire di questa facoltà? A me mi ha segnato nella mia formazione, nella mia crescita, ancora tutt'oggi mi sto formando tantissimo, perché è un istituto che cresce soprattutto a livello umano, e questo convegno che abbiamo affrontato oggi ne è stato, diciamo, proprio la testimonianza palese, perché il tema della sofferenza è un tema che colpisce, penso che alla maggior parte dei giovani, soprattutto di oggi, e anche nella mia esperienza di vita è stata così. E dico che infatti nella mia proprio sofferenza, che io ero laureata infatti in scienze dell'educazione, e nel vuoto insomma di un anno è stata una grazia, io lo dico, che mi ha chiamato in questa facoltà e ho trovato la mia luce. Sono state due le cose interessanti. La prima, la relazione del direttore, che ha fatto una lettura, diciamo, quasi poetica della dimensione della fragilità e della sofferenza. Quindi mi ha colpito anche l'altra cosa, la sofferenza, quindi l'approccio alla sofferenza in un contesto religioso, un approccio evidentemente di fede cristiano, ma anche un approccio molto laico. La sofferenza accomuna tutti, accomuna i credenti, accomuna i non credenti. La cosa bella di questo istituto è che non ci si ferma soltanto su una realtà accademica, e quindi non è soltanto fossilizzata sullo studio, ma si ingrandiscono i rapporti interpersonali e soprattutto si vanno ad affrontare delle tematiche che possono segnare nel profondo, come il convegno a cui abbiamo assistito oggi pomeriggio, che personalmente un po' mi ha cambiata. Perché mi ha cambiata? Perché è facile forse parlare di sofferenza, un po' più difficile è quando ci si immerge nella sofferenza. Ecco, quello che mi porto da questo convegno è proprio la bellezza della compassione, e quindi attraverso la compassione, quindi compatire, patire insieme con, io non solo permetto all'altro di alleggerire il suo calvario, ma permetto anche a Dio di agire attraverso di me, quindi io sono uno strumento di Dio. Proprio oggi, assistendo al convegno, abbiamo conosciuto una coppia particolare, che di un volontario che si innamora improvvisamente proprio di una donna. E questo è un po' una cosa che mi ha segnato profondamente, perché pensando a quello che è nel quotidiano la vita di coppia, che è difficile di per sé sopportarsi e supportarsi,
E oggi questa coppia ci ha dato un grandissimo esempio. Come diceva prima Francesco, siamo fidanzati da 4 anni, ci siamo conosciuti proprio qui, è nato l'amore proprio tra i banchi universitari ed è quindi, insomma, siamo visti un po' come ci definiscono un amore geologico, proprio perché come coppia diamo, ecco, una testimonianza